Sono contrariato. Sono contrariato. Ricorderete il tifoso della Roma? Sono contrariato. Non è possibile, oggi non c'è il bentornato sul mio canale YouTube. Oggi sono contrariato perché siamo al 23 febbraio, amici miei. Sta per uscire l'undicesima patch. 11! 11! Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 5 mesi, 11 patch. Vuol dire quasi 3 patch al mese. Sono fuori! Fuori! Fuori di brocca! E soprattutto andiamo a vedere che cosa va a toccare questa patch. Motivo per il quale sono ancora più contrariato. Quindi, senza perderci troppo in brodo di giuggiole, andiamo subito a vedere. Eccoci qua. FIFA 21 Title Update numero 11. Eccoci qua. FIFA Ultimate Team sono stati aggiornati i seguenti problemi. Quando sbloccavi un obiettivo all'interno della sezione obiettivi, ma potevi vederlo ancora come non sbloccato fino a quando non uscivi e rientravi da foot. Grazie, EA. Quando alla fine della partita contro una squad battles non ti veniva calcolato effettivamente quelli che erano i crediti che ricevevi dalla partita, ma questo ti dice che era semplicemente un errore visuale e non andava a impattare quello che era il reale calcolo. Grazie, EA. Dopo aver visto il capitano della squadra nella lobby co-op, il background del giocatore poteva rimanere sullo screen fino a quando facevi la navigazione all'interno dei menu. Grazie, EA. In alcuni casi, il filtro, di ricerca all'interno del mercato sulla tab dello stadio, veniva visualizzato al posto del testo. Grazie, EA. Utile. Alcune volte nel menu dello stadio potevi cercare la palla invece della corretta categoria degli elementi. Grazie, EA. In alcune situazioni le bandierine del pubblico venivano visualizzate incorrettamente. Grazie, EA. È stato poi migliorato quello che è un oggetto del goal song item, ovvero le canzoni quando segnate. Grazie, EA. Ultimate Team finiu. Tutto bene poi il resto, tutto a posto, via, andiamo alla carriera. Volta Football, FIFA Online, General Audio and Visual. Allora, devo dire la verità che qua c'è un'unica cosa decente. Ossia, ha aggiunto l'input overlay come visualizzatore sopra lo schermo. Quindi che cosa ti fa vedere praticamente? Ti fa vedere i tasti, ti fa vedere la responsabilità, eccetera, eccetera. Quindi questo può essere una cosa simpatica sui tutorial, per dire. È possibile fare quindi tutorial in maniera più semplice. Questo quindi è una cosa che ci riguarda, visto che sapete che io vi porto tanti tutorial sul canale. Poi abbiamo migliorato ulteriori problemi, ovvero le proprie abilità spesso e volentieri non venivano visualizzate bene quando giocavi con tasti personalizzati. E poi concludono dicendo: grazie a tutti quelli che hanno fornito feedback durante il corso della stagione di FIFA 21, ti daremo maggiori informazioni su quelli che sono aggiornamenti e quando diventeranno disponibili. Rimani sicuro di seguire EA Sports FIFA e EA FIFA Direct su Twitter per tutti gli aggiornamenti. The FIFA Team. Ma dico io. Ma dico io. Ma dico io. Chi gli ha dato i feedback sulle bandierine del pubblico? Chi? Chi gliele ha dati? Chi gliele ha dati i feedback sui crediti a fine squad battles? Chi glieli ha dati ai nostri amici della EA che attualmente ci ritroviamo a giocare in un gioco dove sono 4 anni che i server non rispondono ai comandi? Questa Weekend League, il mio cervello è andato su Marte insieme alla sonda Perseverance, se non erro che si chiama, una cosa del genere, Curiosity, no, Curiosity è la prima, non ricordo come si chiama la sonda. Amici miei, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo un gioco dove gli autoblock, la CPU, il pressing, questo e quell'altro lo rendono totalmente senza skill gap, privo di skill gap, dove praticamente tutto è lasciato nelle mani della CPU. Abbiamo un gioco dove ci sono determinate skill che tuttora risultano indifendibili, non le puoi difendere. Qualora si viene a buildare la situazione adeguata, vedi analisi gameplay di ieri col tunnel direzionale, non lo difendi. Perché quello ti fa uno scatto fulmineo, non lo puoi prendere, non puoi prenderlo, letteralmente non puoi prenderlo, non esiste la frazione di tempo tra il selezionare il difensore e portarlo dietro e quello già ti ha saltato. Però no, facciamo il doppio passo dell'elastico.
Io oggi sono un po' avvilito, nonché amareggiato, raga, vi giuro. Abbiamo un 4-3-1-2 con tattica di pressing una volta persa palla, come mi ho portato io, con la CPU che praticamente difende da solo. Abbiamo un 5-3-2 che, per carità, come vi dico sempre, è un modulo come gli altri e quindi di conseguenza va imparato, che però sicuramente dà una mano e crea muri alle volte invalicabili, perché comunque basta poco per imparare, non è che stiamo parlando di imparare chissà che. Quindi onestamente io sono un po' perplesso da questa patch, così come sono perplesso dalla patch precedente, anche se io sono convinto, ed è un tema che ho trattato su FIFA 18, che questi aggiornamenti in realtà contengano delle hidden patch, delle patch nascoste anche sul gameplay, anche se non le parlano. Tant'è vero che feci un tweet su FIFA 18, dove all'epoca non ero così conosciuto, e addirittura intervenne il responsabile del gameplay a dirmi che io ero assolutamente pazzo e visionario. Io, nel mio piccolo, che avevo detto un mio pensiero, arriva questo, forse leggermente toccato nel di dentro, e insomma, un po' così mi parve quel commento, un po' allarmato lo vidi, sai? E niente, quindi questo è un aspetto sicuramente che va considerato. Tuttavia, a me pare veramente folle che non vengano esplicitati e tentati di correggere determinati meccanismi che fino ad ora stanno rendendo l'esperienza di gioco molto, molto, molto debilitante. Ecco, io ricordo un FIFA su questi livelli, solo FIFA 19, dove bastava fare un tornado, ci ti staccava di testa col verde, tu potevi avere chiunque. Chiunque, e non riusciva a fare niente. Lì una cosa egualitaria sarebbe stato: attaccante può fare il timing, lo può fare anche il difensore. Così io prendo verde, tu prendi verde. Però se tu hai Mbappé, io Van Dijk, gli vado addosso, glielo butto via il colpo di testa. Invece no, Van Dijk Toti veniva sovrastato da chiunque, bastava prendere il verde di testa. Finiu. Quindi questo, un po' di amarezza al riguardo. Poi un altro problema è che abbiamo trattato in live, è che secondo me FIFA ha bisogno di due rimedi, due, per provare a salvare la situazione. Il primo è cambiare il motore grafico, perché non se ne può più del motore grafico che abbiamo, che è lo stesso di Battlefield, motivo per il quale se c'è un rimpallo e ti rimane il giocatore selezionato, tu non puoi switchare fino a quando non riprende il controllo il pallone, perché è la stessa logica del mirare una persona alla volta, quello perciò ti rimane bloccato un singolo giocatore. Quindi motore grafico che io credo e spero che l'anno prossimo andrà via e ne vedremo uno nuovo. E seconda cosa, quello che è il problema più grande per me di FIFA è questo. Noi siamo andati in una direzione sbagliata quando ci hanno tolte queste. Le tattiche, queste qui, che erano numerini che nessuno sapeva effettivamente a cosa servivano, organizzata, forma libera, coperture, fuori gioco, 35 di passaggi, 70 di cross, 90 di tir. Non si sapeva che cosa significavano questi numerini, ma era il mondo bellissimo. Sapevi pressare, pressavi, non sapevi pressare, te appendevi. FIFA 19 ha introdotto queste tattiche, ripiega, tutti i campioncini. Tutta esperienza di gioco asfissiata. Ma vi ricordate quanto era bello giocare le stagioni su FIFA 18? Io penso che potevo giocare per ore, 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 ore. Perché era una bella esperienza di gioco. Da FIFA 19, con tutti questi automatismi, è diventato la muerte. Quindi, niente, io ribadisco il concetto. Sono contrariato. Sono molto molto contrariato. Mi aspettavo molto di più da sta patch, che provassero quantomeno a risolvere problemini che comunque ci sono, salvo comunque aspettare di capire, perché secondo me, vi ripeto, fattore hidden patch su questi aggiornamenti privi di gameplay c'è, ed è anche grande. Quindi niente, staremo a vedere, deve uscire prossimamente su PC, arriverà credo su console settimana prossima. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un like e un commento, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutte le info sulle live giornaliere sulla piattaforma Viola. Da un contrariato Riberoschi è tutto, ragazzi, e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Ciao ciao!